Ezio Bosso è salito sul palco intorno alle 22:40 per eseguire il suo brano Following the Bird. Emozionatissimo, lo ha ammesso a Conti. Già sono emozionato, così parlo ancora peggio. Quando inizio i concerti dico ciao. È una parola bellissima. Tutti i giorni andavo al conservatorio e la signora mi diceva, andrai a Sanremo? E io le rispondevo, no signora, io non canto, la musica siamo noi. È una fortuna che condividiamo. Ci è arrivata e ce la cerchiamo. Mettiamo le mani ma ci insegna la cosa più importante che esista, ascoltare. La musica mi ha dato il dono dell'ubiquità. La musica che ho scritto è a Londra e la fa un bravo direttore e io sono qui. La musica è una fortuna e soprattutto, come diceva il maestro Claudio Abbado, è la nostra vera terra. Un orchestrale, visibilmente, piange. È umano di fronte alla forza e all'ironia di un uomo così incredibile come Ezio Bosso. L'album di Ezio Bosso si intitola 12 stanze. Le stanze le abbiamo inventate noi. Ne abbiamo una che non ci piace, ce l'abbiamo tutti. A me piace curiosare ed esplorare quello che a volte diamo per scontato. Ho trovato questa cosa bellissima. Succede a tutti. Una stanza che è buia e si chiude, è piccola, e io ho incontrato questa teoria che dice che noi non siamo una linea, ma siamo 12 stanze. Ezio Bosso suona Following the Bird, una sua composizione. Cala un silenzio rapito sull'Ariston. La musica, come la vita, si può fare solo in un modo. Insieme. Conclude il maestro.